Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Preferenza di... Avrei preferenza di no. Allora, la prima domanda è la più semplice sicuramente. Chi è Leo, ma chi è Leopoldo Gullotta? Nome regale. È un signore per bene di 76 anni, con 54 anni e passa di carriera, attore fin dalla giovanissima età, per una serie di circostanze, quindi ho iniziato proprio ragazzino, per 10 anni col Teatro Stabile di Catania, quindi professionalmente in maniera molto alta, con attori come Salvo Randone, Turiferro, Aveninchi, una marea di altri meravigliosi attori. Ragazzino, ho imparato tantissimo e naturalmente con loro sono rimasto 10 anni, dove c'è appunto tutta la mia formazione. Dopodiché sono partito per Roma, perché un attore non può stare, diciamo, fisso in una compagnia teatrale. Un attore deve vedere, deve essere curioso, altrimenti cosa racconta quando interpreta? È una persona per bene, Leopoldo Gullotta, detto Leo, da sempre. Ho fatto sempre le mie scelte serene, tranquille, divide Leopoldo Gullotta la vita dal lavoro, sono due cose distinte e separate, non le unisco mai, non confondo mai. Però oggi, dopo tanto tempo, Leo è molto contento della vita e, al di là del talento, sono stato una persona fortunata anche dalla mia nascita. Io sono nato a Catania, in un quartiere popolare, ultimo di 6 figli, papà pasticcere, operaio, ma cresciuto sempre con grande dignità e intelligenza, e quindi devo ringraziare i miei genitori nella formazione e poi tutto il resto, tutte le persone meravigliose che ho incontrato. Il 23 sarete a Monte Giorgio, uno spettacolo divertente ma fa anche riflettere. Barnaby è un personaggio conformista, ma in fondo alla fine dello spettacolo che cosa lascia questo personaggio? Ma innanzitutto è uno spettacolo che lascia il tema sul conformismo che c'è in noi, ma soprattutto Bartleby, che come saprete è un meraviglioso racconto di Melville. Melville è l'autore di Moby Dick, è un alieno, è un personaggio alieno, non è un amante, non è il solito personaggio che troviamo nelle opere, non è amante, non è marito, è un personaggio alieno che dialoga con l'arrivo in questo ufficio del 1900, un ufficio dove si lavora, è un ufficio tutto grigio, un ufficio pieno di impiegati, è un po' l'immagine, anche se è stato scritto quasi 100 anni fa, di quello che oggi noi come società, tutto grigio, si corre, ti dicono comprare, vendere, corri, ma non sai esattamente il motivo perché corri. E arriva in questo ufficio questo personaggetto sereno, tranquillo, di nome Bartleby, e dal momento che entra, per tutto il momento della storia, manda in vacca tutto l'ufficio. Impazziscono, perché questo mino, a qualsiasi cosa si domanda, risponde sempre: avrei preferenza di no. Avrei preferenza di no. E questo è il concetto di una scelta, è il concetto di scelte profonde. Anche questo si pone alla platea. All'inizio, diciamo, lo spettatore non capisce molto bene tutto questo, poi si affeziona al personaggio, un personaggio che è grottesco, che è pieno di ironia, ma è anche drammatico.
ed è la parte drammatica che rivela questo testo oggi così perfetto. Dà esattamente che lo spettatore, quando va via dopo aver visto questo spettacolo con la regia di Emanuele Gamba e la drammaturgia di Francesco Niccolini e di tutta la compagnia storica dell'Arca Azzurra, un complesso di attori eccellenti, che cosa si porta a casa? E questo spettacolo fa risvegliare i fantasmini che abbiamo dentro di noi e che teniamo nascosti. Tutto qua. Una carriera che è iniziata nel 1960 con il primo spettacolo, poi il cinema, il teatro, ma ancora girare l'Italia per regalare ancora le emozioni, che significa per lei? Ah, significa intanto che ancora amo questo mestiere, questo bellissimo lavoro, dove si deve studiare, questo lo dico ai giovani, per fare questo mestiere non è soltanto la foto sul giornale, ma si deve studiare. Come studiano, non so, i medici, come si tiene il bisturi, si deve studiare, e senza studio non si raggiunge assolutamente nulla. Quindi se avete una passione, quella che volete, fatela, ma dovete studiare, prepararvi, allora sì che insomma qualche cosa, qualche pedina la mettete nel posto giusto. E l'emozione ce l'ho ancora, e questo segno che è tutto vivo, tutto che ha un valore, soprattutto umano, ma soprattutto quello che mi hanno insegnato, cioè rispettare sempre il pubblico e quindi prepararsi sempre, anche dopo tanti anni. Io sono un interprete, entro ed esco da un varietà, entro ed esco da una commedia, entro ed esco da un dramma, da Pirandello a Shakespeare al varietà. È il mio mestiere, e quindi bisognerebbe, lo posso fare perché conosco i linguaggi, ho studiato per conoscere quei linguaggi, il linguaggio del palcoscenico, il linguaggio davanti ad una macchina da presa, davanti ad un microfono, in uno studio televisivo. Bisogna conoscere i linguaggi per poter offrire al pubblico il meglio di quello che ogni volta offri. E quindi, ritornando a Bartleby, si fa qualche sorrisino all'inizio per poi essere il pubblico, come succede, profondamente commosso alla fine. E la prima emozione che ho provato quando gli si è aperta la prima volta, quando sulla quarta platea di fronte e ha visto la gente, l'emozione che l'ha trasmesso, quell'energia, che cosa ricorda e soprattutto la vive ancora quell'emozione, quella sensazione? Ripescare qualcosa che è successo 55 anni fa non è facile. Presumo questo ragazzino di essere inizialmente la prima cosa stupore, come i bambini quando si va a Luna Park, e lentamente acquisire la professione, guardare chi la fa. Questi era pieno di attori veri, autentici, e quindi da ognuno ho capito qualche cosa, persino dal siparista. Il sipario è un'arte a tirarlo, e quindi anche da lui le luci, lentamente ho compreso, ho capito il pacchetto, definirei così, del lavoro che andavo a fare, che man mano crescevo. È un'emozione, l'emozione è sempre valida, è qualsiasi cosa, quando accade, è come deve accadere col cuore che ti batte. Poi magari una volta che entri in scena subentra il fare, e quindi lentamente poi lasci questa emozione. Bisogna emozionarsi anche nella vita, amici miei. No, non abbiate paura, maschietti, ogni tanto la lacrimuccia fa bene, aiuta a liberarsi, finitela con questi principi, maschietti, no, non devono piangere, perché concetto stupido, sciocco. Ha recitato in tanti film, Il Vaillant, La Voglia, ne ho fatti tantissimi, a cominciare da Carabinieri, Carabimatti, L'Onorevole con la manta sotto il letto, per poi passare a film che, prima di tutto, Vaillant è un film per la memoria, soprattutto sì, per i giovani, ad esempio, prendo la nota che lei mi dava, ma Nuovo Cinema Paradiso, l'Oscar, i tanti premi, Davide Donatello, Ignazio D'Argento, Il Processo Tortora, Un Uomo per Bene, se non l'avete visto
trovatelo perché è importante, sempre come memoria, perché questo è un paese dove ha la memoria corta, quindi ogni tanto bisogna ripescare per vedere quello che accade. Ho detto qualche anno fa, molti anni fa, ho fatto un film che è Il delitto Mattarella. Delitto Mattarella è il delitto del fratello del nostro Presidente della Repubblica che fu ucciso a Palermo e che racconta il delitto Mattarella, gli anni politici di quegli anni, italiani ma soprattutto siciliani, ma per i giovani è un documento storico, quindi aiuta comunque a sapere, a capire. E guai a dimenticare le cose, anche se siete giovani, ci sono i libri storici, leggete, poi andate a scoprire tante cose. Poi oggi c'è la grande comodità di fare un click e scoprire tantissime cose. Venire soltanto tutto il giorno a fare delle fotografie sui piatti di pasta, il gelato. Lei ha recitato anche D'Ascoli nel film Mezzo destro e mezzo sinistro. Sì, sì, tantissimi anni fa ad Ascoli, sì, ho girato il Mezzo destro e mezzo sinistro, il film con Andrea, Gigi Andrea, tanti anni fa, e mi ricordo che ebbi, si lavorava, ritornavo da una giornata di lavoro bello duro, e sono andato in hotel, sono entrato in ascensore e l'ascensore si è bloccato per 3 ore, si sentiva un po' le voci, la prima mezz'oretta tutto tranquillo, e poi insomma ho avuto una scena. Queste 3 ore sono state terribili, al punto che oggi, per esempio, se devo prendere un ascensore, lo prendo in compagnia, da solo non vado. Lei è stato anche, lei è anche doppiatore, gli attori sono doppiatori anche. E, tra no, cui, gli attori non sono doppiatori, sono doppio attore. Doppio attore. Conoscere una tecnica. Il doppiatore non è una cosa, molto bisogna conoscere la tecnica per poterlo fare, non è soltanto un fatto di voce o non voce, perché ti devi adattare su quello che vedi sullo schermo, devi seguire tutto quello che accade sullo schermo, è importante quello che c'è sullo schermo, la tua voce è come da interprete, quindi avvicinandosi esattamente a quello che sta facendo l'interprete lì sullo schermo, è un traduttore simultaneo. Quindi è un lavoro che fai in una sala buia di volta in volta. Il film prima di tutto si vede per avvicinarsi il più possibile a quello che il regista, come lei dice, ha fatto. Come dicevo io prima, il rispetto totale e l'importanza primaria è di quello che accade sullo schermo e basta. E la capacità e la conoscenza tecnica da una parte, poi naturalmente il talento di questo o di quello fa la differenza. E cosa ricorda della compagnia? Dove gli spettacoli del Salone Margherita, ovvero sia del Bagaglino, che è durato la bellezza di 22 stagioni, 22 anni, 13 puntate ad anno, con un successo inimmaginabile e incredibile. 10 milioni, 12 milioni, 15 milioni di ascoltatori, impagabile, ma devo dire che io ancora oggi, dopo tanti anni, 20 anni circa, giro, ecco, il pubblico si ricorda magnificamente di questo spettacolo dato il sabato sera, e sono stato molto contento perché quello spettacolo in 22 edizioni ho avuto il piacere di farmi entrare nelle case degli italiani. E da come è cambiata la televisione da quel momento ad oggi? È cambiata. Tutto si è abbassato, molto si è abbassato. Non c'è, è come la politica, non c'è stato un passo in avanti, tutto si è fermato. Tant'è vero che riprendono cose del passato, ma in linea di massima fatte male. Ma tutto è in crisi, quindi voglio dire. La società in cui ci troviamo, pandemia a parte, di tutto quello che è successo e che per fortuna abbiamo visto la luce con il vaccino. Io sono maturo e vaccinato ed è una cosa di regole fatte insieme, perché insieme si possono fare le cose, da soli non si va da nessuna parte. Un'ultima domanda, secondo lei c'è sta adesso la difficoltà di capire tra comicità e satira?
o è scomparsa questo, è scomparsa la satira, o forse? Allora, ritorno sempre allo stesso punto, bisogna studiare. Oggi come oggi, tutto si è molto abbassato a proposito di comicità o di satira. A mio modestissimo avviso, c'è un giovane venuto fuori, molto interessante, che si chiama Lundini, e poi due star, due vere, autentiche star, che vengono dal teatro, Antonio Albanese e Crozza. Infatti quello che fanno è soltanto il sapere, l'aver studiato il teatro, e ciò che fanno lo fanno a numeri alti. Il resto sono improvvisazioni, insomma, o quasi. Noi la ringraziamo, ci fa saluti e ci diamo appuntamento il 23 a Montegiorgio. Allora, segnatevelo, voi che state seguendo questa chiacchierata. Il 23 a Montegiorgio con Bartleby lo scrivano. E se volete potete andare in libreria e trovare questo piccolo racconto meraviglioso. Vi aiuta a capire la vita. Poi se volete vedere in atto questo racconto che magari avrete letto, lo troverete magicamente sul palcoscenico a Montegiorgio. Quindi arrivederci presto, spero di vedervi o di sapervi in sala. Le sale teatrali e cinematografiche sono le più sicure, perché la mascherina, all'ingresso vi domanderanno il Green Pass, quindi dovete stare molto tranquilli. Uscite di casa, dobbiamo recuperare, dobbiamo stare insieme. Teatro è comunità, si pensa, si sorride, si osserva. E andando a casa, qualche cosa dello spettacolo che abbiamo visto ci rimane dentro, e quindi possiamo avvicinarci a migliorarci. Grazie, grazie di tutto. E vi saluto. Buona serata. Buona vita a tutti. Grazie. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Avrei preferenza di no. Grazie. Come dice? È un piacere. Io comunque le dico che il lavoro faccio così proprio. Lei parlava di vaccini. Io faccio l'infermiere, quindi sono infermiere. Ma il suo lavoro è stato ed è, prima della pandemia e soprattutto dopo la pandemia, un lavoro estremamente importante, qualcosa in più. Ogni lavoro ha la sua dignità. E quindi lei che si diverte, fra le altre cose, a fare le chiacchieratelle, spingendo la gente verso il teatro, verso il cinema, ha un valore ancora in più di quello che fa nel suo lavoro. Le lavora per gli altri, e questa è una cosa bellissima, occuparsi degli altri. Quindi a lei tantissimi auguri, a chi come lei soprattutto, e buona vita per lei e alla sua famiglia. Grazie. Avrei preferenza di no.